Buonasera, ben trovati. Nuova puntata di RTTR Volley. Si è chiuso il girone di andata e si è chiuso per Trento con una vittoria, bella combattuta, ma una vittoria. Ne parliamo con Daniele Mazzone. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, sei tornato da Molfetta a nottetempo dopo una sfida durata 5-7, una sfida che comunque siete riusciti a vincere nonostante Molfetta sembrasse aver preso un attimo il sopravvento, soprattutto nel quarto set. Sì, giocare per noi è sempre molto difficile, lo abbiamo visto l'anno scorso che in 4 incontri a casa loro ne abbiamo vinto solo uno. E per fortuna il più importante è che ci ha permesso di andare poi in semifinale Coppa Italia. E quest'anno per la prima volta ce l'abbiamo fatta subito a sfatare un po' questo loro palapoli che ci è sempre stato ostico, è stata un po' una liberazione. È proprio come ci dicevano anche le scorse puntate dei tuoi compagni di squadra, è proprio un palazzetto sentito anche da voi mentre siete in campo, c'è molto tifo. Sì, è molto piccolo come palazzetto e ci saranno quasi 2000 persone a ridosso del campo. Lo spazio per la battuta è minimo e infatti quando va in battuta soprattutto dalla parte della curva dei fedelissimi vieni frastornato un bel po'. Curva dei fedelissimi che tu conosci perché Daniele Mazzone esordisce in massima serie proprio nella stagione 2013-2014 con la maglia di Molfetta. Sì, ho esordito lì la mia 1, è stata una bella esperienza esordire, non è stata un'annata felicissima, però infatti si è visto ieri, visti i grandi fischi, però dai, è sempre stato un esordio e sono felice di averlo fatto, è stato poi l'esordio e l'annata dopo ad avermi portato qui. Allora, andiamo subito a vederci il servizio della partita contro Molfetta vinta da Trento 3-2. Una battaglia all'ultimo pallone, quella del Palapoli. Non inganni la posizione di Molfetta in classifica davanti soltanto a Latine Milano. Qui, per esempio, nemmeno un mese fa Modena ha lasciato 3 punti sul campo. Nell'ultima di andata, 13esima di campionato, Trento fatica ma vince al tie-break contro la formazione pugliese, mantenendo un punto di vantaggio su Modena, che vince il big match di giornata contro la capolista Civitanova. Un terzetto di testa racchiuso in 3 punti appena, a conferma di quanto questa Superlega sia vincente e combattuta. Mister Lorenzetti schiera la diagonale Giannelli-Stocker, Lanza e Ornauti in banda, Sole e Mazzone al centro, Colacci libero, Culinelli risponde con Tiaguigno al palleggio, Sabbio opposto, Olteno e João Raffaele schiacciatori, Vitelli e l'ex Polo al centro, De Pandis libero. La Diatec comincia bene vincendo il primo parziale, nonostante Molfetta faccia gli straordinari dai 9 metri, 4 ace portano avanti i padroni di casa che però poi sbagliano troppo permettendo così a Trento di impattare e di allungare nel finale grazie al turno di Giannelli al servizio. Il set si chiude 21-25, il successo sembra aprirsi sulla stessa linea d'onda con il vantaggio di Trento per 1-4. Sono bravi João Raffaele e compagni a riprendere in mano la situazione e lottare su ogni pallone. Nel finale, doppio errore in attacco di Lanza e un ace di Polo chiudono i conti 25-19. Lorenzetti cambia opposto dentro Nelli. Nel giorno del suo 23esimo compleanno per Stocker, la squadra fatica e ricezioni pugliesi prendono subito il largo in avvio di parziale. Poi la Diatec riesce a ristabilire l'equilibrio, si lotta fino ai vantaggi dove Molfetta, trainata da un incontenibile Sabbi ma anche da un gran pubblico, vince per 31-29. Molfetta che a questo punto prova a chiudere i conti. Trento sembra subire la pressione della formazione di casa, commette tanti errori anche in attacco e i pugliesi volano fin sul più 6. Poi la reazione decisa di Trento che va a chiudere il set 25-21 e riapre di fatto i giochi. Tiebreak sempre in bilico, battaglia senza esclusione di colpi. A vincere sul filo della tensione è Trento che chiude con un ace di Ornauti per 15-13, palma di MVP proprio per lo schiacciatore sloveno, autore di 19 punti col 59% a rete. Buona la prova anche per il suo compagno di reparto, per il capitano 17 punti, il 48% a rete. Da segnalare i 7 muri di Giannelli che oltre al regista continua a fare gli straordinari. Ai fini della Coppa Italia il secondo posto significa per Trento che ai quarti dovrà affrontare la vincente dell'ottavo tra Monza e Ravenna. Questo quanto accaduto sul campo di Molfetta. Daniele, raccontaci com'è stato viverla questa partita. Siete partiti molto bene nonostante loro spingessero al servizio. Poi questo recupero di Molfetta, voi bravi a portare tutto al tie break e a giocarvelo fino all'ultimo punto.
Sì, loro in casa loro sono molto bravi a spingere nel servizio, è un palazzetto che loro conoscono e possono sfruttare al meglio. E noi magari all'inizio non ci siamo riusciti benissimo, poi abbiamo avuto un po', loro si sono caricati, vinto il secondo set, hanno portato a casa il terzo e poi è uscito un po' l'orgoglio di cercare di vincere in quel palazzetto un po' sfortunato e ce l'abbiamo fatta. Anche questa partita hai cominciato nello starting six, quest'anno mister Lorenzetti ti sta facendo giocare molto, una bella stagione per te. Sì, tutto cominciato in preparazione, quando lontano dalle telecamere si cercava un po' di, lontano anche dalle partite, si cercava un po' di lavorare su quello che ti passa in testa, che mi passa in testa, perché la pallavolo è uno sport in cui si sta tanto tempo senza toccare appunto la palla e quello che pensi in quei secondi diventa determinante ed è quello che sto cercando di lavorare insieme ad Angelo. Andiamo a sentire proprio il mister sulla partita di ieri grazie all'intervista che ha raccolto per noi Francesco Segala. Sì, come sempre le partite 3-2 hanno tanti volti e comunque in generale tanti complimenti ai ragazzi, poi dopo ci sono delle analisi dove siamo stati sicuramente disattenti in certe situazioni di cambio palla, non dico che abbiamo regalato, però sicuramente non abbiamo fatto quello che potevamo fare sia dalla ricezione che dall'alzata che l'attacco, e lì abbiamo regalato dei break importanti che nel terzo set eravamo riusciti a recuperare, poi anche nel quarto i ragazzi hanno fatto una grande rimonta, quello che sono contento perché per larghi tratti hanno tenuto una linea guida della battuta, l'abbiamo persa solo nell'inizio del quarto set, questo è un qualcosa che gli avevo chiesto, in un campo difficile l'ha mantenuto, sotto questo punto di vista qui è un progresso. Poi dopo oggi in certi momenti in attacco non siamo stati brillanti, ci stiamo lavorando, però questo è proprio un bel risultato. Indipendentemente dal piazzamento finale, è soddisfatto del secondo posto, sei soddisfatto del girone d'andata dei tuoi ragazzi? Sì, assolutamente sì. Adesso, come ho detto loro, inizia una nuova stagione nella quale noi dobbiamo un po' resettarci a livello di aspettativi e di obiettivi, e devono continuare a lavorare in palestra come avevamo fatto e sapere che, come avevamo detto all'inizio dell'anno, che il 3-2 è quasi la logica finale di tante partite. Tra l'altro, prima di andare a vedere gli altri risultati dell'ultima giornata di andata, una curiosità, perché Daniele tu sei qua, per fortuna che non ti hanno sorteggiato nell'antidoping, altrimenti come alcuni tuoi compagni di strada saresti arrivato da poco a Trento? Sì, siamo tornati in blocchi, siamo tornati tutti tranne l'altro mazzone, Burstaller, e il povero Micheletto che è dovuto rimanere là a fare da balia un po' ai due ragazzi stretti per l'antidoping. Ogni tanto tocca, anche l'anno scorso è toccato a Molfette, sono stato io appunto quello sorteggiato. Sono tornati stamattina alle 7 in macchina, sarà stato un viaggio impegnativo. Aneddoti di una vita per strada praticamente, perché voi dovevate prendere l'aereo e non potevate aspettarli, giusto? Se aspettavamo loro rimanevamo anche noi lì e ogni tanto per il bene di molti qualcuno si deve sacrificare. Per fortuna anche questa settimana avrete un'intera settimana appunto a disposizione per preparare la prossima partita, non c'è da fare le corse da preparare una partita infrasettimanale. Sì, in queste ultime due settimane abbiamo aumentato i carichi e si sono anche un po' sentiti sulle gambe, perché comunque anche non solo in sala pesi ma anche in allenamento il ritmo si è alzato e probabilmente in questa settimana sentiremo di meno la fatica e, abituandoci anche ai carichi, sapremo dare una pallavolo migliore. Andiamo a vedere gli altri risultati di questo turno di Superlega, l'ultimo dell'andata. Modena batte Civitanova per 3-7-2, Perugia 3, Milano 0, Molfetta Trento l'abbiamo visto 2-3, Latina 3, Vibo Valentia 2, Padova 0, Verona 3, Monza Piacenza 1-3, Ravenna batte Sora per 3-7-2. La classifica strettissima in testa che vede
Civitanova a condurre per 32 punti, Civitanova dunque che si laurea campionessa d'inverno, Trento a 31, a 30 Modena, Perugia 28 punti, Piacenza quota 24, 22 per Verona, 19 Monza, Vibo Valentia 16, 14 punti per Padova, 13 Ravenna, a quota 12 ci sono Sora e Molfetta, 11 punti per Latina, 9 per Milano. Daniela, andiamo a vedere questa classifica strettissima, in 3 punti ci sono le prime 3 della classe, Civitanova, Trento e Modena, una bella Superlega combattuta. Sì, senza poi scordare Perugia che da quando ha recuperato Atanasievic è diventata veramente una bestia nera, la incontreremo più avanti, e Piacenza che sta giocando molto molto bene, c'ha questa diagonale cubana che conosciamo bene dall'anno scorso a Molfetta e abbiamo visto anche perdendoci contro di loro in casa loro. Verona che un po' sottotono ha vinto quest'ultima partita, mentre mi aspettavo un po' di più da Padova, che noi abbiamo lasciato là un punto, potevamo lasciarne di più, e ha dato problemi alle grandi, ma nelle ultime partite è un po' calata, e infatti quest'ultima l'ha persa appunto contro Verona, che non era in formissima. Nessuna partita scontata, perché come dicevi tu appunto abbiamo lasciato punti a Padova, a Molfetta, abbiamo fatto punteggio pieno con Perugia, Civitanova. Sì, ci sono tra virgolette le piccole cercano sempre di spuntarla sulle grandi, quindi in una partita che può non essere di cartello diventa un tie break durissimo. Come funziona la vostra preparazione? Non fate caso alla classifica, insomma, guardate di giocare al meglio ogni partita. Sì, noi abbiamo 2 video per ogni partita che svolgiamo, quindi abbiamo un video in cui facciamo un po' più sulla tattica e un altro video in cui praticamente si fa un po' un riassunto sul tutto e si vedono dei set della squadra avversaria. Non si fa differenza cioè facciamo un'ora e un'ora e questo con le più forti e con quelle società piccole, uguale. Quindi non c'entra. Secondo posto a inizio stagione l'avresti detto? No, onestamente pensavo che saremmo stati terzi, quarti, è una domanda che Angelo ci ha fatto per sapere un po' quali erano i nostri pensieri. Io appunto gli ho scritto che saremmo arrivati più o meno, secondo me eravamo la terza, quarta squadra, secondo me è un ottimo risultato, e contando che comunque siamo vicinissimi anche alla prima di un punto, e c'è tutto ancora da giocare. Secondo posto che tra l'altro vi ha garantito l'accesso diretto ai quarti di Coppa Italia. Andiamo a vedere il prossimo servizio che ci racconta come saranno gli abbinamenti per gli ottavi e poi Trento chi si troverà di fronte a gennaio. Con la chiusura del girone di andata si definiscono anche gli accoppiamenti di Coppa Italia, un torneo che quest'anno si fa più ricco e permette a quasi tutte le squadre di guadagnarsi un posto ai quarti, rimangono escluse solo le ultime 2 di classifica, ovvero Latina e Milano. Sono già ai quarti in attesa di conoscere il nome delle sfidanti, le prime 4 della classe, l'Ube Civitanova, regina d'inverno seppur sconfitta al tie-break nel match del Palapanini, Trento, la stessa Modena e Perugia. Queste 4 formazioni attendono di conoscere il nome della loro avversaria. Gli ottavi si giocano a partire da mercoledì 14 dicembre. Gli accoppiamenti, definiti sempre dalla classifica al termine dell'andata di Superlega, sono Vibo Valentia Padova, la vincente se la vedrà a gennaio con Civitanova, Piacenza Molfetta, risultato a cui guarderà con particolare attenzione Perugia, Monza e Ravenna, la vincente toccherà la Diatec Trento, mentre Modena giocherà contro la squadra che la spunterà nel match tra Verona e Sora. Una qualificazione diretta ai quarti, Daniele, che vi permetterà di prepararvi meglio ancora per qualche settimana, non dovrete disputare gli ottavi, aspetterete gennaio per sapere chi sarà la vostra avversaria. Sì, chiunque toccherà, poi alla fine sarà una partita difficile come ogni partita, l'abbiamo appena detto, e la prossima sarà una partita pesante perché anche se abbiamo vinto comunque 3-0 in casa nostra, si sa sempre che contro le squadre del sud c'è poco da stare tranquilli, in casa loro sanno sempre tirare quella carica emotiva che li può spingere magari a fare una prestazione eccellente. Si comincia già a entrare nel vivo della stagione, finito il girone di andata, già si parla di Coppa Italia, poi ci sarà anche la Coppa Ceva. A questo punto qual è il vostro stato di forma fisica e mentale? Vi siete amalgamati anche come squadra? C'è stato un cambio di allenatore importante? Com'è la vostra situazione in spogliatoio? Sì, all'inizio sicuramente il cambio di allenatore è sempre un po' una rivoluzione perché cerca comunque di mettere il suo sistema di gioco all'interno di una squadra comunque che non era nuova, era già una squadra abbastanza assodata e
è stato all'inizio un po' traumatico, tra virgolette, poi pian piano ci siamo abituati, abbiamo capito cosa lui vuole da noi, lui ha capito cosa noi possiamo dargli e secondo me adesso siamo già a un buon percorso. Come ho detto prima, stiamo caricando tanto perché prima non abbiamo potuto farlo giocando ogni 3 giorni, adesso abbiamo l'occasione di farlo e lo stato di forma si vedrà, boh, non sono un preparatore atletico, però presumo dalla prossima settimana. Tu come giocatore, come uomo, come stai in questo momento? Ci raccontavi l'anno scorso di questo problema al ginocchio che ti costringe a fare particolarmente attenzione a una preparazione particolare. Come ci si conosce con l'allenatore, io l'anno scorso ho avuto modo di conoscermi col preparatore atletico, che vabbè quest'anno è cambiato, ma la filosofia è la stessa, col fisioterapista che avevo già avuto in nazionale, e abbiamo appuntato un protocollo da fare prima e dopo allenamento, sempre lo stesso, che mi permette di tenerlo sotto controllo e sta andando molto bene, devo dire. A proposito di nazionale, visto che l'hai accennata, ne approfitto. Stai giocando molto, stai giocando anche bene, hai speranze ovviamente, adesso pensi alla stagione suppongo, però insomma quel pensiero c'è. La speranza c'è sempre, c'è ogni anno, c'era l'anno scorso, poi non è andata, io ci riprovo quest'anno, ci riproverò sempre finché non andrà, e poi vabbè la scelta sarà qualcun altro. Quello che io posso fare è dare il meglio di me e rendere difficile la scelta a chi dovrà scegliere. Anche perché guardiamo un po' al futuro, sei molto giovane, centrali a livello italiano, chi vedi come rivali, diciamo così, come allora, possibili antagonisti? Molto giovane più o meno, Simone è molto giovane, io sono quasi a metà carriera. E dai. Ci sono tanti centrali, diciamo non c'è nessun centralone tipo Holt di Modena, nessun centrale di primissima, ma ci sono tanti centrali buoni. Per me il più forte che c'è ancora in Italia è Birarelli, che dà una tecnica sopraffina e saputa affinare negli anni. Altri centrali buoni ci sono, certo c'è Piano che ormai è da anni consolidato in nazionale, c'è Ster che ha ottime doti fisiche e come ne ho io, però diciamo che chi saprà usarle meglio e riuscirà a stabilirsi anche lui in nazionale. Bortolozzi, Candellaro, uno che sta giocando anche lui molto bene. E siamo in tanti per pochi posti. Tu hai un idolo sportivo oppure guardi al tuo percorso? Magari quando ero un po' più giovane guardavo con ammirazione tanti atleti. L'ho detto l'anno scorso, ho un'ammirazione per Birarelli per come approccio la gara, per quanto è maniaco nell'allenarsi in ogni allenamento, l'ho visto in nazionale e mi ha stupito. Dire che è un idolo, no, onestamente no. Niente, altri sport che segui? Parliamo un po' della tua vita extra. Seguivo anni fa il basket, e seguo la Juve quando posso, anche se spesso le partite coincidono con le nostre. E diciamo che la seguo di più quando magari il campionato è finito, che si parla già di finali di Champions, noi che possiamo. Esatto. E a proposito di passioni tue invece al di fuori degli sport, nei pochi momenti liberi che avete? Allora, quest'anno con Angelo abbiamo parlato tanto del cervello, che è quello che fa la differenza spesso nello sport, come ho appunto detto prima. E mi sta appassionando molto questo fattore qua di quello che pensiamo nel nostro cervello, cosa perché si può spesso comandare. Sto cercando di improntare un mio interesse verso questo per poi magari farne una professione, non lo so, si vedrà. Quindi con letture? Sì, voglio darmi un po' sapendo più o meno abbastanza bene l'inglese, non lo so parlare bene ma leggerlo me la cavo. Molti esperti riguardanti il basket, il football americano, e appunto sono libri scritti in americano e non tradotti. Quindi mi voglio mettere un po' voglio cercare di leggere un libro a settimana, così al prossimo anno con 56 libri ti saprò dare delle risposte. Delle risposte. Certo, ti sei mai chiesto cosa avresti fatto se non avessi giocato a pallavolo, se non fossi riuscito? Allora, io come tanti figli avevo come obiettivo e avevo ammirazione per mio padre, e quindi probabilmente sarei diventato un ingegnere elettronico come lui. Mio padre lavora in Fiat, non so se avrei lavorato in Fiat, però probabilmente avrei scelto la sua strada. Ok, hai detto che vuoi leggere un libro a settimana, avrai molto tempo per leggere, sì. Anche nella prossima trasferta, perché si va a Vivo Valencia, vediamo il prossimo servizio. Il
girone di ritorno per Trento comincia con un'altra lunga trasferta. Dopo la Puglia, Molfetta, tocca alla Calabria, Vibo Valentia. Si gioca domenica prossima, 11 dicembre, alle 18 al Pala Valentia della Tonno Calippo. A Trento, quello che era il match d'esordio della Superlega 2016-2017, era finito con una netta imposizione degli uomini di Angelo Lorenzetti, vittoriosi per 3-0. Da allora, la squadra di Valdo Cantore è riuscita a fare belle cose, come imporsi a punteggio pieno sull'ostico campo di Padova, vittoria stavolta al tie-break sempre in Veneto contro Verona. Sul campo amico hanno lasciato i 3 punti Piacenza e Ravenna, mentre Perugia ne ha lasciato uno. Nell'ultima di andata la Tonno Calippo ha perso al tie-break a Latina. E proprio la formazione laziale gioca l'anticipo della 14ª di campionato. Sabato 10 dicembre, ore 19.30, la Top Volley sarà impegnata sul campo della Calzedonia Verona. Match interessante ai fini della classifica, quello di Perugia tra la Sierra Safety, quarta, quota 28, ed LPR Piacenza, quinta sulle 4 lunghezze. Le altre di giornata sono le partite tra Sora e Modena, Milano e Molfetta, Ravenna e Padova. La capolista Civitanova attende Monza. Siamo giunti in chiusura, Daniele, rettifichiamo anche il numero dei libri che vuoi leggere. Sì, mi è stato detto che ci sono 52 settimane, vedi, già subito adesso ho imparato qualcosa, quindi 52 settimane e 52 libri. Perfetto, allora intanto ti chiedo di farci un autografo sulla nostra maglietta, ricordo della tua presenza qui in trasmissione. Noi ci salutiamo qui, vi ricordo che a seguire, per chi vorrà rivedersi il match con Molfetta, c'è la differita integrale dei 5 set giocati ieri al Palapoli e vinti da Trento. Grazie Daniele. Grazie a voi. Buona settimana a tutti, ci rivediamo qui fra 7 giorni. Vi ricordo anche il prossimo appuntamento in casa, che è venerdì 16 dicembre alle 20.30 contro Sora al Pala Trento. Prima però il match in trasferta a Vibo domenica prossima. Buona settimana.